Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Tantum ergo sacramento, venere morcer nui, e tanticum documentum, novo
voce da tritui. Prestet pide supplementum, sensum defectui. Genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sint et benedicio, procedenti ab utro. Che nel Santissimo Sacramento dell'altare ci hai dato la grazia di avere il cielo sopra la terra, va che adorando con viva fede e santa devozione questa grazia che abbiamo ricevuto dalle tue stesse mani. Ecco la processione del Corpus Domini a San Mango d'Aquino. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e benissimo sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e benissimo sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e benissimo sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore Gesù, siamo qui alla tua presenza e ti chiediamo la grazia della tua benedizione. Ti chiediamo, Signore, di volgere il tuo sguardo su di noi, di correggere i nostri errori, di confermarci nella tua volontà. Ti chiediamo, Signore, di dare il tuo Spirito Santo agli ammalati di tutta quanta la nostra comunità, di riversare le tue grazie sulle famiglie, soprattutto su quelle che sono in difficoltà. Ti chiediamo, Signore, di aprire il nostro cuore alla fede, alla speranza e alla carità, perché tu, Signore, possa regnare nei nostri cuori, nella nostra vita, nelle nostre case, nelle nostre strade, in tutto quanto il nostro paese, possa essere tu, Signore, il nostro Re, il nostro unico e solo Signore. Fa, o Signore Gesù, che la tua parola liberi i cuori di tutti quanti noi da tutti quei legami sbagliati, da tutte quelle bugie, da tutte quelle falsità che il mondo ha messo dentro di noi, affinché possiamo riscoprire che siamo tuoi figli liberi e amati.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Tantum ergo sacramento. Tu sei l'unico che può strapparci dalla banalità della vita di tutti i giorni per trasformare la nostra vita in un qualcosa di straordinario. Sono vere, Signore Gesù, le parole del tuo apostolo Pietro quando ti disse: Signore, da chi andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. Donaci, oh Signore, di vivere sempre alla luce dei tuoi occhi, di camminare sempre nella tua verità, di avere nel cuore sempre il tuo amore. Spirituale o fisica che fosse. Sei stato legato, preso a schiaffi, bastonato, flagellato alla colonna, oppresso dal peso della croce, dai colpi dei soldati, dai loro scudi. Sei stato umiliato, preso in giro, sei stato costretto a portare la croce fin sopra il Calvario. Hai ricevuto i chiodi nelle mani e nei piedi, la corona di spine sul capo. Il tuo costato è stato ferito da una lancia. Ma accanto a queste sofferenze fisiche, Signore, tu non ti sei risparmiato nemmeno le sofferenze spirituali. Sei stato tradito, abbandonato. Sei stato redarguito da quegli stessi che avevano ricevuto i tuoi miracoli. Sei stato giudicato, condannato, umiliato. Sei stato preso in giro fin sopra la croce. Anche chi moriva con te ti insultava. Non ti sei risparmiato nulla, Gesù. Per questo tu puoi venire in aiuto alla nostra debolezza.
te.